La Lega Pro torna in campo e per il Teramo, passate le festività natalizie, è tempo di trasferta sul terreno di gioco della Sicula Leonzio, ultima in classifica. I biancorossi di Tenino dovranno ricominciare a macinare per recuperare posizioni in campionato dopo il giro di boa a 25 punti. La novità dal punto di vista tattico dovrebbe essere il ritorno al modulo col trequartista e l'utilizzo dei giovani come Viero e Santoro, che in Sicilia dovrebbero partire dal primo minuto. Nella seduta di allenamento di ieri, Francesco Bombagi, non ancora al top della condizione per un'infiammazione, è stato provato nella posizione di punta. D'altronde l'ex Pordenone è giocatore duttile. Tedino vuole fare di tutto per non rinunciarci, ma con il 4-3-1-2 rischia di essere arretrato al ruolo di interno che, benché gli si addica, lo pone lontano dalla porta avversaria. Per questo, se sarà al 100%, non è da escludere una coppia inedita con Magnaghi. Non ci saranno Piacentini in difesa e Mungo a centrocampo causa squalifica. Allora, con Cristini giocherà Soprano. Tentardini e Cancellotti sugli esterni, in attesa che prossima settimana arrivi un rinforzo sulla corsia mancina. I nomi che circolano sono quelli di Contessa e Pedrelli, ma per il momento sono in stand-by perché la dirigenza sta facendo delle valutazioni dal punto di vista tecnico, ma, come è normale che sia, anche economico. Se gioca Viero in mezzo, come appare probabile, il sacrificato di lusso sarà Rigoni, insieme al giovane scuola Sassuolo, Ilari e per l'appunto Santoro. In casa Sicula Leonzio, spese di riparazione in casa Catania. Dai rossazzurri sono arrivati Rosario Bucolo per la mediana ed Emanuele Catania per la prima linea. Un'iniezione d'esperienza per la formazione bianconera, che ha abbracciato anche Damiano Lia, esterno destro, proveniente dalla Juve Stabia. L'ultimo posto in classifica, quota 11 punti, è una situazione disperata, al punto che i siciliani dovranno davvero compiere una rimonta pazzesca e i movimenti di mercato sono lì a testimoniare il fatto che la Sicula proverà a crederci. Il Teramo, per obiettivi diversi, dovrà fare altrettanto. Nel caso dei biancorossi, però, ci vorrà pazienza per gli arrivi di gennaio. Le uscite saranno fondamentali per iniziare a chiudere le trattative in entrata che Tedino attende.